Buonasera a voi. Sì, comincio col dirvi, col mettere le mani avanti rispetto al mio intervento, perché io sono un artigiano vero. Artigiano vero vuol dire con dei bei limiti, per cui appena l'artigiano entra nel campo della tecnologia scopre per esempio di essere debole con l'inglese. E quindi quando posso uso l'italiano e leggo in italiano, no? Ho cominciato a fare le figure grame già molti anni fa, quando cercando il primo mouse lo chiamavo Microsoft, perché Microsoft non c'era allora, no? Però la verità è che dovrebbero imparare loro a dire micro e non a dire, non noi a dire micro, no? Perché sono loro che ci rubano le parole, le trasformano e poi ce le ridanno trasformate. Per cui magari farò qualche figura grama se dovrò usare dei termini in inglese. L'artigiano vero è una persona curiosa, curiosissima, che si arrangia a fare un sacco di cose, per cui se la cava con l'elettricità, ma anche con la meccanica, ma anche con il legno e così via. E ci arriva proprio perché è curioso, cioè quando vivendo osserva tutto con curiosità, perché vuole capire come funziona, insomma, una cosa, no? Io sono un artigiano per scelta, vuol dire che ho studiato qualcosa di diverso da quello che faccio, ho praticato dei lavori diversi da quello che faccio, poi un bel giorno, perché volevo un lavoro mio, da imprenditore, insomma, dove quello che decido, come dire, decido e lavoro in autonomia. Quindi se lavoro bene, se sono bravo guadagno, se no no. A differenza di chi lavora magari seduto in un ufficio dove, che lui faccia o non faccia, cambia poco, insomma, per me non è così. Dopo, andando avanti, mi sono appassionato alla tecnologia ed è successo molti anni fa, proprio quando i computer e i portatili non c'erano, quando i PC erano proprio gli inizi, i personal computer, e ci ho passato delle notti sui primi computer a imparare come funzionavano. E da lì, adesso adesso faccio arredamento, per cui produco soprattutto arredamento, mobili d'interni, e lo faccio usando le macchine e diciamo la tecnologia che c'è a disposizione adesso. E questo, secondo me, in particolar modo gli ultimi anni, hanno di sicuro delle particolarità, cioè c'è qualcosa di nuovo in giro, che è tutta una tecnologia che prima era lontanissima e difficile da raggiungere o costosissima, invece adesso è disponibile per tutti, cioè tutti possono portare a casa loro una tecnologia anche, come dire, molto elevata, diciamo nuova, che una volta c'era, però era costosissima oppure difficile da imparare, cioè uno doveva imparare, studiarsi dei libroni per far funzionare una cosa, invece adesso è facilissimo far funzionare questa cosa. Dimmi. Sì. Allora, io comincerò col dirvi, perché so che voi vi occupate di moda, se per lo più, per lo meno gli alunni. E quindi so che c'è un interesse, per esempio, per la stampa 3D adesso, o per delle tecnologie che riguardano, come dire, la modellazione. Ecco, io uso quel tipo di software, perché man mano che il tempo passava e che si presentavano sul mercato degli prodotti innovativi, io non sempre, però a volte spendevo dei soldi per comprarli, e posso anche dirvi che mi è successo di buttare quei soldi, cioè ho cominciato molti anni fa a comprare un software di disegno per disegnare arredamento, per disegnare dei mobili, che costava allora dei milioni, perché erano lire, e che poi risultò, come dire, assolutamente inutile. Ma mi è successo anche di comprare un software che serviva per produrre dei mobili con modalità parametriche, vuol dire che tu progetti un armadio, per esempio, di base, con le ante, con una determinata ferramenta, con un sistema di assemblaggio di un certo tipo, e dopo lo puoi semplicemente ingrandire trascinandolo in un angolo, tirandolo per un angolo, fino a farlo diventare delle dimensioni che vuoi, e tutto si riproporziona, quindi le ante aumentano in proporzione, le cerniere che sostengono quelle ante aumentano in proporzione,
i ripiani aumentano in proporzione, tutto si riproporziona. E di quell'armadio, quel software ci dà tutto, cioè ci dà l'elenco preciso dei pezzi, il costo dei materiali, tutti i programmi per sezionare i pannelli con un'ottimizzazione di taglio, per cui ricava da quei pannelli esattamente i pezzi sprecando il minor materiale possibile. E poi quel software ci dà anche i programmi per portare i pezzi di quell'armadio su una macchina a controllo numerico, perforarli ed assemblarli. E in quell'occasione credo che io ho speso, mi pare, 15.000 euro, tanto perché ci si capisca, però quel software portato su e comprando tutti poi i componenti che erano opzionali potrebbe costare, e conosco degli artigiani che l'hanno fatto in Trentino, può costare anche 50.000 euro. E io ho buttato quei 15.000 euro perché non ho mai usato quel software, se qualcuno lo volesse. Perché ho scoperto che io non costruivo quell'armadio di dimensioni diverse. Io continuavo a costruire un nuovo armadio, cioè dovevo ridisegnare da capo ogni volta il mio prodotto. Cioè il mio prodotto cambiava continuamente. E poi una volta mi si chiedeva un armadio, ma poi mi si chiedeva una cosa completamente diversa da un armadio. Io ero a disegnare una cosa nuova, per cui quel prodotto andava bene a chi, seppur in misure diverse, continuava a produrre la stessa cosa, insomma. Invece poi c'è della tecnologia che è risultata perfettamente centrata con quello che faccio io, insomma. E le macchine che uso adesso sono delle macchine a controllo numerico, per cui a 5 assi, quindi, che vuol dire che la fresa o l'utensile riesce a posizionarsi in qualsiasi maniera. Poi uso una macchina per il taglio laser, che potrebbe essere utile forse anche nel campo della produzione di abbigliamento o di moda. Sì, dopo magari se funziona se riesci a lanciarlo, se lo trovi nella cartella di download, probabilmente dove l'hai installato, c'è una cartellina, però se va. E perché vi stavo dicendo che adesso è cambiato qualcosa? Perché adesso ci sono dei software favolosi. Adesso non so voi cosa facciate ad informatica. Grazie, benissimo. Però per esempio io uso Rhino, vi farò i nomi, vi dirò le cose senza, anche perché non penso sia pubblicità quella che faccio io. Comunicherò dicendovi i nomi, insomma, e anche le marche quando serve. Che costa poco anche a livello di studenti, costa pochissimo, ed è un programma di disegno con delle potenzialità incredibili. Il lavoro di Rhino, comunque Rhino è collegabile a delle macchine per la scansione, oppure anche delle macchine per la prototipazione, quindi anche alla stampante 3D. Cioè da Rhino si può stampare direttamente in 3D. E oltre a questo posso anche dirvi che non costa molto rispetto a tanti programmi di disegno che noi dovevamo comprare, peraltro in un'azienda, che costavano delle cifre molto più alte una volta, no? Oltre a esserci, a oggi ci sono dei software così potenti e che costano poco, ci sono anche degli strumenti che costano poco. La stampante 3D della quale si voleva parlare costa oramai qualche centinaio di euro, no? Cioè ci sono delle stampanti, è vero, probabilmente quelle che si possono usare a casa per provare, quindi quello che riescono poi a fare a dimensioni relativamente piccole, e forse anche le resine che usano non sono così resistenti, però credo con 500-600 euro si compra una stampante 3D oramai, no? A un certo punto nella vita volevo comprarmi la stampante 3D, perché però era agli inizi, in Italia non la si trovava quella stampante, bisognava ordinare in America. L'alternativa era costruirla, perché oggi la si può costruire, addirittura adesso c'è una rivista che la mette in edicola a pezzi la stampante 3D. Solo che poi mi sono detto, va a finire che la compro e poi non so che diavolo farne, perché passata la prima settimana nella quale uno stampa un paio di vasetti, due cose che gli vengono in mente, poi si ritrova con una macchina e cosa ci facciamo con questa stampante 3D? Insomma, è ancora fantascienza quel momento in cui noi stamperemo il pezzo rotto della lavatrice con la stampante 3D, oppure ci si rompe la macchina, la manopolina del
che ne so, del cruscotto e noi la ristampiamo con la stampante 3D. Ci manca del tempo. Anche perché noi di quella manopolina dovremmo avere un modello tridimensionale al computer, preciso, preciso, e duretta. Invece nella moda, o comunque so che si stampa della gioielleria, o si fanno dei gioielli con le stampanti 3D. Però quello che serve non è la stampante 3D, sono le idee. Cioè, alla fine si scopre che è uguale con le mie macchine, insomma, le macchine sono facili da trovare o da comprare. Poi servono le idee per farle funzionare. All'incirca è quello che vi racconto anche rispetto ad Arduino, insomma. Io vi posso raccontare cosa si fa con Arduino, posso dirvi che è facile da fare, che lo possono fare tutti, che in rete si trova tutto per farlo funzionare facilmente, a voi viene in idea, voi fate una ricerca in internet e trovate il codice per programmare, trovate tutto. Dopo un po' alla volta si impara a entrarci un pochino di più, però farlo funzionare lo si fa funzionare già dall'inizio, già il primo giorno se lo comprate lo fate funzionare. Poi vi dirò anche quanto costa, in maniera che vi rendete conto che è una cosa che davvero si possono fare tutti. Così, per esempio, nel caso mio, spesso mi ritrovo a fare delle cose con l'idea altrui. Cioè, qualcuno mi porta, adesso per esempio sto facendo la prototipazione di uno sgabello con la seduta orientabile, snodata, diciamo, su di un perno, che è un brevetto europeo di un posturologo, si chiama così, posturologo, cioè un dottore che si occupa della postura corretta stando seduti. E lui ha brevettato sta seggiola, per cui bisogna cercare un equilibrio stando seduti su di un sedile che è imperniato su uno snodo, diciamo così. Allora io ho disegnato il modello tridimensionale, sto producendo queste cose con lo snodo, però l'idea non è mia. Per cui so che alla fine, insomma, da qualche parte ci sono le idee. Io sono un sostenitore della copia e credo che, in che senso? Nel senso che uno dovrebbe cominciare copiando, poi da lì parte il suo stile, anche perché lo stile un pochino si evolve, perché uno copia quello che gli piace, cioè voi copiate quello che vi piace, e dopo da lì partiranno le vostre idee. Questo secondo me è da fare. Questa idea mi è venuta perché ho conosciuto nella vita, per caso, occupandomi di altro, un sacco di disegnatori di fumetti. Conosco per esempio il disegnatore di Diabolik, conosco i disegnatori della Disney o quelli di Tex. E parlando con loro sempre ho scoperto che loro, praticamente tutti, hanno cominciato copiando. Loro copiavano, disegnavano copiando e dopo un po' alla volta hanno cominciato a creare dei loro personaggi. Qualcosa di simile può avvenire anche, credo, nel campo della moda o altrove. Uno copia quello che gli piace e scopre quali sono le linee. Anche il grafico dovrebbe copiare, insomma, anche chi fa un sito internet. Perché deve stare a immaginarsi, io lo faccio così, vai, si piglia un sito internet bello che ti piace e te lo copi, pari, e poi da lì, un pochino alla volta, copi una, due, tre, cinque volte, dopo un pochino alla volta ti stacchi, ti sollevi dalle idee altrui per costruire le tue, senza partire dal primo giorno a voler essere i primi della classe, insomma. La cosa che si abbina bene a questo produrre moderno è lo scanner 3D. Anche lo scanner 3D, che è una macchinina che io ho comprato naturalmente e che costa, nel caso mio, pochissimo. Cioè, io ho comprato uno scanner 3D che vi volevo mostrare, che però non funziona qui, perché non funziona qui, l'ho scoperto solo volendo provare. Perché volevo mostrarvi come funziona, solo che ho scoperto che serve un computer bello potente sotto, insomma, serve un computer un pochino di quelli nuovi, ecco, per capirci, i portatili faticano. Questa è una macchinetta che costa 300 euro, 300 e poco. E con questa si fa una scansione, per esempio, di un'intera persona, oppure di un viso, comunque di un oggetto che al massimo è 3 metri per 3. 3x3x3, ecco. E con una buona definizione, diciamo, sicuramente, per esempio, qualcuno potrebbe mandarvi dall'America la scansione di un essere umano, chiamiamolo così, di una persona
E a voi serve per provargli addosso gli abiti senza che lui debba venire a trovarvi, no? E voi riuscite a costruire, non si dice, a cucire un abito per lui. A me capita di avere macchine di rilievo, comunque strumenti di rilievo, che mi permettono, per esempio, di rilevare un profilo di muri, oppure diciamo che l'esempio buono è quello della stufa a olle, attorno alla quale si fa di solito una panca, che è tutta sagomata e segue la stufa. Io ho degli strumenti di rilievo per cui riesco a rilevare esattamente la stufa e produrre una panca tagliata CNC che si adatta a quella stufa al millimetro, senza dover fare nessuna dima, senza dover provare. Per cui io produco quella cosa, vado in cantiere o dove devo consegnare sta panca e state sicuri, quella lì è lì. Arriva lì, precisa, precisa. Qualcosa del genere si può fare qui. Io posso, per esempio, fare una scansione di un viso e riprodurlo di legno. Il legno, quel lavoro io, che vi devo dire, testa di legno sarà. Insomma, voglio dire, io posso riprodurlo in legno, però la stampante 3D lo può fare in plastica, in resina, oppure in altri prodotti che si usano, perché la prototipazione 3D esiste ben da prima, le stampanti 3D, no? C'erano delle resine che iniettavano della sabbia, oppure c'erano dei sistemi che ricostruivano un solido ritagliando delle forme, per esempio, di carta e sovrapponendole, no? Come dire, sovrapponendo delle sezioni. Questo per dirvi quello che faccio io, insomma. Poi, oltre alla scansione tridimensionale, quindi a riprodurre delle cose, non so, mi viene in mente per esempio nel caso del museo ci fosse una parte da ricostruire, quindi nel restauro può essere utile copiare una cosa che c'è, no? Copiare un elemento che è andato distrutto e ricostruirlo a macchina. Poi c'è il lato negativo, cioè il fatto che si scopre che tutta questa tecnologia, cioè il fatto di riuscire a fare queste cose che dovrebbero essere opera dello scultore, farle a macchina, le riduce a degli oggetti di poco valore, no? Cioè io potrei fare una cosa che è lavorata tutta a macchina, che è un bel oggetto e che quindi ha un bel che come dire, rappresenta un determinato valore, appena però comincio a stamparla in grandi quantità o farla velocemente con grossi numeri, io dico produrre immondizia, che è un po' quello che il mondo sta facendo adesso, cioè accelerare il processo per cui la materia prima, nel mio caso il legno finisce nella stufa peraltro, e gli altri materiali finiscono in discarica. Per cui lavoriamo molto velocemente, trasformiamo i materiali in oggetti che vengono usati per un periodo sempre più breve o comunque per una stagione, diciamo, e poi finiscono nel cassonetto dei rifiuti. E succede così, credo, anche con materiali nobili, insomma, abbiamo visto lavorati a controllo numerico dei grossi pezzi di marmo, delle pietre enormi, lavorate con queste macchine, poi se vengono riprodotti in serie facciamo cumuli di immondizia, non valgono più. Per cui c'è questa necessità dell'uso della tecnologia, dell'uso intelligente della tecnologia, diciamo, per cui dobbiamo preoccuparci che quello che si fa, come dire, conservi il buon valore, non lo so come dire, non so come dire. Deve esserci un collegamento tra o il rispetto del materiale e di quello che si sta lavorando, per cui va lavorato se serve. E non semplicemente per fare grandi numeri, no? Credo sia così anche nel campo della moda, insomma. Una cosa anche bella impiega pochissimo a diventare dozzinale, questo che volevo dire, insomma, appena è riprodotta, solo perché c'è la macchina che la fa e la si stampa. Insomma, è bella perché spesso l'oggetto non è, come dire, l'oggetto non è materia, ma contiene il lavoro necessario per farlo, contiene l'idea di chi lo fa e la deve trasportare insieme e trasmetterla, no? Appena si perde questo collegamento tra l'oggetto e
diciamo il suo valore, allora ci siamo persi. Questa è una cosa che ho portato perché ce l'avevo lì. Anche questa è una cosa disegnata con Rhino, altro non è che l'impronta di una sfera in un pezzo di legno, per cui io ho disegnato una sfera, l'ho annegata dentro un pezzetto di legno che avevo sagomato così a ondulato e poi l'ho riprodotta con la macchina. Ecco, questo rappresenta un'idea che va al di là dell'oggetto ed è quella dell'impronta. Quindi la mia idea era quella di riprodurre l'impronta di cose riconoscibili, in questo caso la sfera, che è la prima cosa che mi è venuta in mente, ma potrei dirvi una bottiglia, che ne so, una bottiglia è riconoscibilissima, no? Se io disegno una bottiglia, la annego nell'oggetto e sì, qualcuno voleva fare l'impronta dell'orso, qualcuno mi ha proposto di fare queste cose dell'orso per spaventare le persone nel parco. Il barbell, però no, lui lo conosce per questo gli dico nome. Cosa volevo dire? Poi mi è venuto in mente che però la superficie potrebbe essere completamente grezza, proprio a spacco. Potrei usare una tavola a spacco con dentro tutta bella liscia l'impronta di un oggetto riconoscibile. Mi piaceva questa idea, insomma, la comunicavo così per dirvi. Come per comunicarvi una specie di idea o di progetto creativo, insomma, qual è nel caso mio, ecco, nel caso mio il procedimento creativo è quello lì. Dico, perché non faccio questa impronta e poi ragiono in quei termini lì. Poi faccio una prova e da lì poi produco sperando che a qualcuno piaccia. In realtà la mia idea dell'impronta già a qualcuno piace, perché quando ho detto bottiglia, un signore che produce spumante in Trentino mi ha detto: allora potresti farmi una cosa per le mie confezioni, dove metto una bottiglia appoggiata esattamente nell'impronta. Io gli ho detto no, costa troppo, non si può fare. L'altra cosa della quale vi volevo parlare si chiama Arduino, probabilmente lo conoscete perché nelle scuole c'è, forse lo usate già, non lo so, un pochino sì, l'avete usato. Anche perché di Arduino c'è una versione per il vestibile, si chiamerà così, piccola, che si può cucire all'interno di un abito, per cui sì, Lillipad, si chiama Lillipad. Vuol dire che poi adesso voi dite, ah no, la conosciamo già, così io devo mettere via tutto. No, ve lo racconterò comunque, anche se lo conoscete già, anche perché non tutti lo conoscono, sinceramente. Non ci sono gli studenti che lo sono, gli studenti che lo Chi è conoscono. studente del Canosso, tanto per farci un'idea di quanti sono. Quelli che lo conoscono sono loro? Ah, quelli che non lo conoscono sono. Allora, Arduino non è soltanto una scheda con microcontrollore, beh, per me è una passione da qualche anno, no? Rappresenta, diciamo così, rappresenta. Intanto rappresenta un pezzo di Italia nel mondo, perché se c'è una cosa italiana che sta girando il mondo è lui. Adesso non lo stacco perché altrimenti poi sì, lo stacco e dopo forse me la cavo riattaccarlo. Questo è quello che comprate a 20 euro, all'incirca dai, a occhio. Però perché è l'originale, se comprate un clone lo comprate per la metà, clone cinese, secondo me. Ma però lo trovate anche in versioni molto più piccole, eccolo qua. Questo è un clone cinese che costa 2 euro e mezzo, toh, compresa la spedizione. Si chiama Arduino come Arduino di Ivrea, perché viene da Ivrea, Banzi, quindi la patria dell'Olivetti, no? Banzi papà, un ingegnere, credo, di Ivrea, e io ho, come dire, a un certo punto nella vita, quando abbiamo fatto la triennale del legno, la prima, c'era la cassa della sposa, ho conosciuto una serie di designer italiani, tra cui un laboratorio di design che è nominato nella guida di Arduino, la prima, cioè Arduino era proposto, e io
lo comprai e mi stupì leggendo sto libro all'introduzione, come un oggetto fatto per il design. Io dico, ma come un oggetto per il design? Io lo immaginavo un oggetto per la tecnologia, a me serviva per fare una cosa tecnologica, e ho faticato un po' a capire questo collegamento tecnologia-design, insomma, no? Invece credo sia così, cioè voi fate, disegnate qualcosa di nuovo aggiungendogli una funzione. Cioè, per esempio, nel caso dell'abito, l'abito non è solo un abito, ma è un lettore MP3, che ne so, è un... Per esempio, nel caso dell'abito, faccio l'esempio che conosco, perché non ne conosco tanti, nel campo del vestire ci sono i drum jeans, che sono i blue jeans che suonano la batteria, no? Per cui uno ascolta la musica in cuffia e si accompagna picchiando sui blue jeans, e a seconda dove si batte si ottiene il suono diverso, quello del tamburo anziché quello del piatto, no? E lo si sente in cuffia, mixato con la musica che si sta ascoltando. E questa è stata, come dire, l'idea di due ragazzi inglesi. Peraltro non credo abbiano fatto soldi, perché appena l'hanno scoperto l'hanno messo a disposizione del mondo, per cui chiunque può costruirsi i drum jeans, no? Per dirvi un'idea di tecnologia collegata al vestire, ecco. Però io la conosco poco, questo collegamento, conosco più il mio. Dov'è che uso di più la tecnologia? Beh, oltre che a produrre, la uso perché la posso aggiungere al mio prodotto cambiando il valore del mio prodotto, se ce n'è la necessità. E oggi lo si può fare a prezzi bassi, e lo può fare chiunque. Dopo, io sono fra quelli che pensano che la tecnologia sia anche troppa tante volte, no? Cioè, siamo anche quasi... Cioè, la tecnologia è tutta in più quando non serve a risolvere un'esigenza vera. È un accrocchio inutile. A me è successo di discuterne rispetto a dei motori che aprono cassetti e Dante. C'è un'azienda della quale compro un sacco di roba, credo sia leader nel mondo, è un'azienda austriaca che produce le aperture elettriche dei cassetti. Per cui, sfiorando il cassetto, quello si apre spinto in fuori dal motorino che sta dietro, per cui voi avete quattro cassetti, sono quattro motorini dietro con una leva. Sfiorando il cassetto, quello si apre, poi lo si spinge una spintarella, quello si richiude morbidamente. Però una cosa simile esiste per aprire a ribalta le ante dei pensili della cucina, no? Per cui si può avere un'anta anche lunga, anche 2 metri. Si sfiora e quella si apre. E allora, quando arrivò, come dire, la persona che rappresentava quell'azienda, non era un venditore, era proprio un... non so come lo si possa definire, diciamo che era un rappresentante commerciale, sì, però non lui non vendeva niente, presentava i prodotti di quell'azienda. Io mi sfogai dicendogli tutto quello che pensavo intorno ai cassetti elettrici, disse non li userò mai perché dobbiamo farci aprire i cassetti da un motorino, se siamo capacissimi di aprire un cassetto, che diamine serve un motore per aprire i cassetti. E poi va avanti così la cosa, e dopo bisogna iscriversi alla palestra la sera per far movimento, cioè quella roba lì non esiste. Noi riusciremo ad aprirci queste quattro robe, no? Lui mi è stato ad ascoltare e dopo mi ha detto, ma il motore non serve ad aprire il cassetto. Cioè, noi non abbiamo inventato il motore per aprire l'anta della ribalta. Allora gli ho detto, che diavolo, l'avete inventato a far che? Ma tu non sai cos'è la vendita emozionale? Io gli ho detto, la vendita emozionale non so. Allora lui dice, quando la signora entra nel negozio di mobili, il commesso sfiora l'anta e quella fa. E la signora, no? E allora probabilmente, allora, e il commesso vende la cucina. Siamo così, no? Dopo la sua spiegazione va avanti dicendo, quando tu vai a comprare la macchina non apri il cofano per vedere che motore c'è dentro, e nemmeno ti interessa se la lamiera è grossa o no, o se la verniciatura è buona. Tutti guardano se ci sono le lucette oppure se c'è il lettore per l'iPod, o se c'è tutte queste cose qua. Per cui i costruttori di macchine sanno bene come fare a vendere le macchine, le riempiono di lucettine, di cose che piacciono alla gente. E quanto consuma il motore, o se il motore va,
conta poco. È così uguale per noi, no? La tecnologia spesso serve a vendere le cose, non tanto a farle funzionare, per cui non c'è un'esigenza dietro. È per quello che raccontavo oggi che stamattina quando ho subito, si dice subito un'intervista. C'è per esempio il riconoscimento vocale, c'è un modulo di riconoscimento vocale. Io ho affrontato la cosa credo un paio d'anni fa ed ero a 60 euro, però per come sono andate le cose probabilmente ne costerà 30, occhio, adesso sono calati tantissimo questi prezzi. Il riconoscimento vocale vuol dire che potremo aggiungere al nostro Arduino un modulo di riconoscimento vocale, lui riconosce all'incirca una serie di voci, di cose che insegniamo, che memorizziamo. Per cui ho detto potremmo fare una cosa per cui io dico pasta e si apre l'armadietto della pasta, faccio per dire, no? Oppure posso dire sale e si apre l'armadietto del sale. Con la differenza che sta cosa non ci serve proprio, insomma. Serve solo al limite a passarci una domenica, a divertirci, a fare una cosa e raccogliere la soddisfazione di vederla poi funzionare, insomma, no? Quindi la differenza sta lì, sta nell'inventare cose veramente utili, cioè o aggiungere, vabbè, insomma, voi se fate moda potrete anche aggiungere delle cose che non servono a un tubo ma vi fanno vendere il prodotto. Però la scommessa è proprio utilizzare la tecnologia in modalità veramente utile, perché spesso alla tecnologia abbiamo affidato dei compiti e a risolvere dei problemi inesistenti, no? A risolverci dei problemi che non sapevamo di avere. Noi non sapevamo di aver bisogno di quella roba lì, no? Noi non avevamo bisogno di un motore che ci apre il cassetto, perché diavolo l'hanno fatto, no? A nessuno abbiamo mai chiesto. Insomma, ci sono delle cose a un certo punto che esistesse sta cosa, ci fosse una macchina che ci cambia le ruote quando buchiamo, che non so, faccio per dire, no? Quello potrebbe essere utile, no? Però spesso non è così. Allora, vi dicevo, Arduino costa 20 euro, lo si collega al computer per programmarlo. E quando è programmato lo si può staccare dal computer e lo si può alimentare con una batteria da 9 volt. E questo continua a fare il lavoretto suo che gli abbiamo insegnato e lo fa finché gli arriva la corrente della batteria. Cos'è che gli possiamo attaccare a sta cosa? Gli possiamo attaccare tutti i sensori che vogliamo, digitali o analogici, perché poi c'è sta cosa dell'artigiano digitale, che non è sempre una virtù essere digitali. Nel caso di Arduino lo si impara che digitale non è una virtù. Digitale vuol dire 0 e 1, vuol dire che tutto è ridotto ad essere 0 o 1, acceso o spento, così come nel computer, no? Il computer riconosce soltanto la binaria, quindi riconosce se c'è o non c'è il segnale. Se il segnale è 0 e 1, o nella scheda perforata era se c'è il foro o se non c'è il foro. Nel codice a barre se c'è la barra o non c'è la barra. E dopo che altro dirvi? Ah, nel CD c'è il forellino o non c'è il forellino, prodotto dal laser. Quello digitale, invece analogico è tutto quanto, è incerto in qualche maniera, no? L'incertezza dell'analogico, il legno è analogico, per esempio, è tutto incerto è incerta la vita. E di digitale, insomma, lo riduciamo ad essere logico e digitale per comodità. Allora, diciamo che questo riesce a leggere e a comandare sensori tanto analogici quanto digitali, cioè degli ingressi analogici e degli ingressi digitali. Allora, mentre un ingresso analogico può ricevere segnali modulati, variabili, che assumono tanti valori, invece l'ingresso digitale può essere soltanto 0 o 1, cioè può essere acceso, spento, vero o falso, c'è corrente o non c'è corrente. E i sensori che troviamo e che possiamo comprare oramai a prezzi bassi, perché dipende, bassissimo, dipende da quanti soldi ha in tasca ognuno di voi, rilevano qualsiasi cosa all'incirca, io dico qualsiasi cosa perché non mi viene in mente, dovrei cercarla, una cosa che un sensore non può rilevare. Troviamo sensori che rilevano all'incirca qualsiasi cosa succeda. Per cui, per esempio, ce l'ho, io ve lo potevo mostrare,
c'è un sensore che rileva la temperatura e l'umidità dell'aria e costa pochi euro. Invece questa è una fotoresistenza che misura la luminosità, cioè la luce che gli arriva, quanta luce c'è. Però esistono... questo qui che è piccolo e costa pochi euro è il sensore PIR, è quello che sta nei... eccolo lì uno, è quello dell'allarme, per capirci, è un sensore di presenza. Per esempio serve, se io devo fare... io costruisco delle cose per i musei, o per le mostre, per cui se deve esserci per esempio una postazione interattiva che si attiva alla presenza di qualcuno, cioè quella rimane lì spenta, appena si avvicina qualcuno parte una musica, per esempio, una cosa che attira, diciamo, il visitatore. Ecco, allora posso mettere un rilevatore di presenza che si accorge del fatto che, che c'è la prossimità di qualcuno. Però per esempio ho cominciato ad usare Arduino, la prima cosa per cui l'ho cercato era una misura di distanza, e quella la si ottiene con questo, che è un sensore ad ultrasuoni. Vedete che c'ha i due cilindretti lì, uno è un microfono, uno emette un ultrasuono e l'altro lo riceve, e questo sensore fa altro che misurare la distanza, per esempio, di quel muro, misurando il tempo che il suono impiega a tornargli, no? A seconda di quanto è lontano quel muro, il suono impiega di più a tornare, e questo misura quella distanza. Io ho comprato il mio primo sensore a ultrasuoni pagandolo 30 euro qualche anno fa. Questo costa meno di 3. Cioè i cinesi vi mandano, con 10 euro me ne mandano 10, secondo me, compresa la spedizione sempre. Dopo impiega un mesetto arrivare la roba, però. E funzionano benissimo, tra il resto. Cioè io ho comprato della roba a 3 euro l'uno, sensore di ultrasuoni. Dimmi. Di cui sei a metà percorso. Grazie. Detti assumo. Vabbè, dopo posso mostrarvi come funzionano queste cose. Come si attaccano. Mi piacerebbe mostrarvelo per dirvi che è facile farlo, insomma. Se lo comprate, io non sono venditore di Arduino, però vi invito a comprarlo, invito tutti a comprarlo, perché rappresenta una forma, questa che è chiamata la terza rivoluzione industriale. Tra le cose di Arduino che ho visto, posso raccontarvi quello che ho fatto, anche se fatico un po', perché magari vi fanno ridere. Però io dico così, se voi lo conoscete questo Arduino o questo tipo di tecnologia, insomma, la si fa a casa la si fa con i ragazzi, dico io. Vi fa passare la domenica pomeriggio al posto di qualche altro passatempo, e troverete soddisfazione vedendo funzionare le cose che fate. E dopo, se avete delle idee, conoscete il tramite per produrle, cioè delle cose che una volta potevano essere difficili o non si poteva intraprendere, quella strada non era seguibile. Cioè voi avete un'idea, dite si potrebbe fare una cosa che, si potrebbe fare qualcosa per cui, una volta voleva dire chiamarsi un ingegnere, spendere un sacco di soldi, farsi progettare chissà quale apparato, invece adesso a casa voi lo fate. Voi riuscite a far funzionare un sacco di roba. Per esempio delle lampade, a gestire delle lampade luminose con i LED RGB, che vuol dire quelli che cambiano colore. Potreste farvi una lampada favolosa, insomma, se avete un pochino di fantasia, che cambia colore al cambiare di che? Quello che dite voi. Quella lampada potrebbe cambiare colore a seconda del clima che c'è fuori, del fatto che fuori fa freddo oppure fa caldo, no? Oppure può cambiare colore, a seconda della rumorosità dell'ambiente, non lo so. Perché quando vi dico che all'incirca tutto è rilevabile, vuol dire che esistono sensori davvero per ogni cosa, per cui il movimento è rilevabile, esiste l'accelerometro che oramai in ogni telefono oramai, che sente se lo muoviamo, no? Per cui rileva il movimento.
esistono dei moduli bussola, che naturalmente ce li ho tutti, per cui è facile capire l'orientamento di un oggetto, se è rivolto o no verso nord o verso sud, oppure esistono dei rilevatori per la pressione barometrica, oppure esistono dei rilevatori per tutti i tipi di gas che conosciamo, per cui potete fare un sistema che vi avvisa se, se c'è una perdita di gas, no? Che dirvi? Per esempio esistono dei sensori a pressione, per cui, che sono quelli che stanno nelle bilance, via. Per cui voi potete rilevare il fatto che ci sia del peso su una cosa, oppure ci sono dei rilevatori di flessione, per cui potete rilevare se una cosa è piegata. Non lo so, tutto quello che viene in mente all'incirca e che può succedere in un ambiente è rilevabile, cioè se una cosa si muove, se si scalda, se illumina, se qualsiasi roba. E a dipendere da quell'evento, quindi voi con Arduino rilevate un evento, normalmente succede così, insomma, poi è chiaro che può essere più larga la definizione, rilevate un evento qualsiasi, quello che vi va, e fate succedere un evento qualsiasi, quello che vi va. Cioè Arduino può mandare per esempio un messaggio SMS se è collegato in rete, lo potete collegare a internet e manda una foto per esempio, oppure può mandarvi un messaggio. Ma per esempio collegato a internet può servirvi ad aprire la serratura di casa appena siete in prossimità di casa usando il telefono. Che dirvi? Per esempio io ho una figliola che vorrei dire della vostra età, per facendo la media qua dentro. Che ha visto alla TV qualcuno che accendeva la luce usando il telefono. E gli ho detto, io ho detto, beh, mica ci vuole tanto per accendere la luce col telefono. E credo di aver impiegato un'oretta a partire da lì ad accendere la luce di casa mia col telefono. Quindi ho cercato due codici, e mi sono scaricato un'app e adesso accendo e spengo la luce di casa col telefono. Per capire, insomma, per dire che il tempo che serve e le conoscenze non sono tante per fare una cosa. Quello che ci manca è l'idea di quella cosa, per cui se voi disegnate moda, sta a voi trovare, esempio, dico la moda, sta a voi avere le idee per usare la tecnologia e inserirla o utilizzarla all'interno della moda. È chiaro che conoscerla o averla provata, anche solo per giocarci, è utile per conoscere, per sapere quello che c'è a disposizione in rete rispetto a sta cosa e per avvicinarvi all'idea, cioè, come dire, la creatività, secondo la mia opinione modestissima, peraltro, molto viene dal conoscere quello che c'è, cioè avere precisa conoscenza degli strumenti. Un po' come dire, non so se riesco a fare un esempio, un po' come dire che un artista immagina le sue opere in funzione dei pennelli o dei colori che ha o delle tecniche che ha a disposizione. Ecco, lui ha delle tecniche di rappresentazione grafica, faccio per dire, oppure voi siete creativi nell'ambito della moda in funzione dei tessuti o delle macchine che avete per lavorarli, no? Se vi danno una nuova macchina che fa un certo tipo di lavorazione, diventate creativi in funzione di quelle operazioni che quella macchina può fare. Così voi potete diventare creativi conoscendo le capacità, le possibilità di questa tecnologia, insomma, no? È per questo che vale la pena avvicinarsi a sta cosa, insomma. Dopo è chiaro che serve un pochino di affinità, nel senso che a qualcuno può non piacere, insomma, la tecnologia, però credo davvero di poter dire che è alla portata di tutti, sia in termini di conoscenze necessarie, sia in termini di costi. Vi faccio vedere se riesco, perché adesso passiamo su questo, quello lo si vede. Questo si chiama IDE, in italiano IDE, in inglese come si chiamerà IDE. Comunque è, diciamo, il software che viene distribuito naturalmente gratuitamente, perché tutto è open source,
nel caso di Arduino, cioè non c'è niente a pagamento rispetto al software o alle cose che si trovano, e poi tutti i progetti sono condivisi in rete. Per cui se a voi viene un'idea, o se volete riprodurre una cosa, voi, supponiamo, voi piaccia un progetto di Arduino che avete sentito dire che c'è, perché non l'avete inventato, ma se lo inventate probabilmente scoprirete che qualcun altro l'ha già fatto prima di voi. Per cui ve lo faccio vedere, per esempio vi faccio vedere una cosa, qua mi prendo la casetta della, e scrivo per esempio Arduino, che è la parola magica per metterci dentro, e scrivo ARPA Laser. Così vi dico cos'è l'ARPA Laser, ecco le immagini Arduino ARPA Laser. L'ARPA Laser è un aggeggio, aggeggio è una parola favorita, dove dei raggi laser sono sparati dal pavimento verso il soffitto e voi toccate i raggi laser per suonare l'arpa, cioè sfiorando i raggi laser, appena, evidentemente è semplice il funzionamento, appena quel raggio si interrompe, per cui in cima un sensore percepisce che quel raggio non arriva più e mette la nota, no? Dopo, se siete bravi, lo fate persino che a seconda di dove toccate quella, di dove toccate o con che velocità toccate quel raggio luminoso, allora il suono cambia, no? Però dovete essere più bravi lì. Se volete mettere un suono 1 è facile da fare. Se voi volete costruire un'arpa laser, trovate tutti i progetti e tutto e vi mettete lì, magari non fatelo la prima roba, però una cosa che potrebbe piacere, insomma, che uno entra a casa vostra e dice: cos'è quella roba lì? È un'arpa laser, senti qua, ting, no? E voi vendete la cucina, no, però non c'entra. Allora, dov'ero con l'idea di Arduino? Vediamo se funziona sto mouse, Doriana. Sì, funziona. Eccolo là. Allora, quando si compra un Arduino si installa subito sta cosa che Doriana ha installato mentre prima, proprio con nonchalance, proprio l'ha installato senza piantarsi assolutamente. Lei, che è una casalinga. Non se ne intende, vi dico, non se ne intende di computer. Lei però l'ha installato e funziona, come vedete. Poi qua si scrive quello che si chiama sketch come schizzo, credo, non so, perché io l'inglese proprio non lo so. Sketch, si scrive uno sketch lo si può anche non scrivere, posso dire, nel senso che lo si trova normalmente copia e incolla, si trova di tutto, però dopo un po' alla volta si impara anche a scriverlo, e la sintassi, cioè la programmazione è facile, cioè i termini di programmazione sono pochi, saranno, dico io, 40, non sono 6.000, insomma, uno dopo un po' se li impara. Dopo a me viene il dubbio, ma si scriveva così o così? Me lo vado a cercare ogni volta, appena mi viene il dubbio lo vado a cercare e lo trovi subito. Per cui trovi come si scrive correttamente, lo si scrive. Dopodiché, appena uno ha scritto uno sketch qua dentro, che è un programmino per Arduino, lo si scarica sulla scheda usando il cavo USB, e a quel punto Arduino comincia a eseguire a ripetizione e continuamente quel programma, lo ripete. È chiaro che quel programma può interrompersi in qualche maniera appena c'è un evento, per esempio possiamo dire appena la temperatura supera i 30 gradi, che ne so, spegni la casa, oppure l'impianto irriguo per la serra è facilissimo da fare, no? Perché esistono dei sensori da impiantare nella terra che misurano l'umidità del terreno, faccio per dire. Uno in un attimo fa uno sketch dove dice: prendi il valore dell'umidità del terreno, appena l'umidità scende sotto al 20 accendi per un quarto d'ora la girandola. Questa è una cosa che può fare chi che sia, 15 minuti, ma sei brava, quindi devo accelerare. Dai. Dammi 15 minuti, dai. Faccio vedere come si comincia con Arduino, perché molti degli sketch sono qua negli esempi. Adesso vediamo se va, perché per la prima volta su questo PC dorianesco. Il sensore PIR, che è quello di prima, il sensore di presenza, che è quello dell'allarme, è assolutamente digitale. Cioè, o c'è qualcuno o non c'è nessuno, non c'è una via di mezzo. Cioè, difatti quello lì accende il LED, no? Anche adesso, appena c'è qualcosa che si muove, per cui cambia la radiazione, lui accende il LED. Quello è, ho acceso o spento, o c'è qualcuno o non c'è, non ci sono vie di mezzo. Quello è digitale. Digitale vuol dire o sì o no, vuol dire o acceso o spento.
mentre analogico vuol dire da 0 a 100, faccio per dire, no? Allora ci sono dei sensori che sono analogici, altri che sono... è uguale l'uscita, può essere così, no? Una lampada può assumere valori di illuminazione diversi, analogico, può assumere acceso spento e digitale, ok? Per cui è per questo che preferiamo analogico, perché a noi piace ogni tanto avere una via di mezzo. E appena l'ho acceso posso scaricarci uno sketch, vuol dire che prima lo devo caricare, vediamo qua ci sono gli esempi basic, che vuol dire i più facili di tutti, e c'è Blink. Blink vuol dire, si apre una finestra nuova, ma non spaventiamoci, qua tutta sta roba che c'è scritta è per lo più inutile, cioè non per dire che... Questo racchiuso tra questa barra e l'asterisco è soltanto una chiacchierata che ci fa questo signore qua, che dice accende un LED per un secondo, dopo lo spegne per un secondo ripetutamente, dice quello che succede. Molti Arduino hanno un LED a bordo, che è questo che vedete acceso, e per cui si accende e si spegne anche il LED a bordo della scheda. All'incirca funziona così, però io posso dirvi che tutta questa roba qua la si può serenamente cancellare, cioè questo funziona anche senza tutta quella che è solo un commento. Tutti questi che sono che si trovano dopo le due barre sono dei commenti che sono stati scritti qua dentro per aiutare a capire il funzionamento dello sketch, però non servono. Diciamo che tutti i programmi di Arduino si dividono in due parti fondamentali. Questo che è di setup, che viene letto una sola volta al caricamento, all'inizio. E poi c'è questo loop, che è la parte che viene ripetuta continuamente nel programma. Cioè Arduino continua, dopo aver settato, continua a ripetere le operazioni che sono elencate nel loop. Vuol dire che come settaggio c'è soltanto un settaggio di un pin, il pin 13, e qua lo si trova perché c'è un pin con scritto 13, c'è il numerino a fianco, è settato come output, vuol dire che quello funziona in uscita, cioè a quel pin arriva o no corrente quando le assi dà. L'inverso evidentemente, l'input, vuol dire che quel pin servirebbe a leggere un ingresso, per cui se mettete un pulsante, allora date un comando a quel pin, allora quello è input. Ok. Dopo cos'è che succede? Succede con questa linea che il pin 13 è acceso, viene acceso, poi c'è un delay che è un ritardo, c'è una pausa che dura 1000 millisecondi, perché in realtà si può settare anche in microsecondi, per cui potremmo far fermare quel LED 5 microsecondi. Allora quello si spegne 5 microsecondi, noi non ce ne accorgiamo, però lo vedremo acceso e basta, ok? Perché molte cose che succedono in tecnologia funzionano sulla velocità che non è la nostra, per cui per esempio si può fare un lampeggio così veloce per cui noi vediamo accesa una cosa a metà, ci sembra ridotto, ci sembra faccia metà luce, ma non sta facendo metà luce, si sta accendendo e spegnendo molto velocemente. E noi percepiamo, però, perché siamo lenti nel ricevere, cioè 3 microsecondi non li vediamo. Per cui molte cose succedono in tempi così brevi che a noi risultano impercettibili, o li percepiamo in maniera diversa, per cui magari percepiamo quel lampeggio con una riduzione di luminosità, invece in realtà è una cosa solo molto veloce. Questi sono millisecondi, per cui si spegne, diciamo che si accende, aspetta un secondo, si spegne, aspetta un secondo e ricomincia, cioè accende e spegne per un secondo. Se io voglio vabbè, intanto dovrei mettere il mio LED sul pin 13, vediamo se c'ho il LED, dove ne ho preso uno bello ciccio, così taglia 50, perché un LED taglia 50, vediamo dov'è il pin 13, perché tra le fatiche mie c'è quella del leggere. Allora vediamo, è così, dovrebbe essere così. Dopo devo, negli strumenti trovo tipo di Arduino, ecco qua vedete l'elenco di tipi di Arduino, non c'è da spaventarsi, diciamo che questo è l'Arduino 1, è quello che
che si consiglia di comprare perché è più facile da collegare a delle dimensioni umane, quindi non è così piccolo da dire. E se non abbiamo, perché dopo tutti gli altri tipi di Arduino sono nati per esigenze diverse, per esempio per essere appunto messi, cuciti addosso a un vestito, oppure per essere usati in condizioni diverse. Adesso esistono degli Arduino anche direttamente con il sistema wireless integrato, per cui si collegano direttamente alla rete wireless, per cui sto cavo dopo non serve più una volta settati. Però, e poi in fondo dov'era il tipo di Arduino adesso? Tipo di Arduino, eccolo qua. In fondo ci sono Arduino nati per controllare robot, funzionano uguale. Per esempio con Arduino si può fare l'autopilota per il quadricottero, no? Mettendo qualche sensore si può fare il sistema autolivellante, ecco, per esempio, mettendo delle cose che, per cui sente, mettendo un accelerometro si trova la posizione corretta, per dirvi, insomma. Questo è l'Arduino. Allora, tipo di Arduino, Arduino 1 è già settato perché è il più... Boh, la porta seriale la troveremo, spero, quella buona. Io ne prendo una. Diciamo che dipende dove abbiamo attaccato il cavo, se quale sia libera. Dopo c'è la possibilità di verificare, vedete, verifica, se ci sono degli errori in quanto abbiamo scritto qua. Lo si verifica, il programmino fa la verifica di quello che abbiamo scritto, se non ci sono errori, qua non dovrebbero esserci perché non l'ho scritto io, se ce l'avessi scritto io sarebbe. Compilazione terminata vuol dire che errori non ci sono, poi pigiando carica, io mando lo sketch che non va, lo vedo che non va, quindi la porta seriale non è quella. No, non c'è scritto perché è virtuale. Allora, porta seriale la cambio, dovrei andarmi a cercare, perché sono abituato col Mac. L'altro ho spento in maniera... Sì, adesso dovrei fare sta cosa che non è bella nell'ambito di un evento come questo, perché dovrei aver già preparato questa cosa, no? Ma io mi scuso dicendo che l'avevo preparata sul Mac, ma che non possiamo vederlo lì. No, devo andare nelle risorse del codice. Lo sia la CON12. Dov'è? Lo sia la CON12. Dici che sia la CON12? Sì. Mi manca solo la 10 dopo. Le ho provate tutte, dopo, se no lo andavo a vedere nelle risorse del... Sì, è sì. Come fai a... Sei un arduinista di quelli con Windows? Sei un Windowsista? Cioè, ti ho detto con cattiveria. Lei è uno che usa Windows? Ah, allora come fa a sapere che... Comunque è giusto? Era giusto, adesso lo vedete voi sto qua che si accende e si spegne una volta ogni secondo? Un secondo acceso, un secondo spento. Chiaramente se io cambio i valori qua dentro, per cui anziché 1000 scrivo 500, questo funzionerà a una velocità doppia rispetto adesso, no? Vediamo se riesco a scrivere 500, che è una faticaccia. 500 lì, 500 lì. Adesso rimando fuori sto qua. Ecco, adesso accelera e il ritmo è quello di mezzo secondo, no? Ecco, questo diciamo è così si comincia con Arduino, potrei dirvi, nel senso che appena voi comprate un Arduino vi caricate su questo sketch che si chiama Blink, che vuol dire blink, vuol dire lampeggiare, blink. Non so come mai, io lo so per caso, e cominciate a far lampeggiare un LED e provate a cambiare i valori e capite all'incirca come funziona sta scheda. Chiaro che qua, come dire, la semplicità è estrema perché c'è solo un LED che lampeggia, non c'è nessun sensore attaccato, per cui non che... La cosa numero due è attaccarci un sensore e far funzionare il LED in base, per esempio, alla luminosità, no? Allora è una cosa che io ho pronta, ce l'abbiamo? Quanto tempo abbiamo, Doriana?
Abbiamo mi guarda, quanto tempo ho? Mi parla lì ti stai 10 minuti. No, dammene 50 mila, no, fammi vedere. No, no, io non voglio rubare del tempo agli altri, per cui adesso vedo. No, è scaduto. No? Ah, io te l'ho dato, mezzo, 15. No, ma... Dai, contrattiamo, 5 minuti. Quanto, dai 5, quanto ti devo se mi dai 5? No, non vale sta roba, dai. Ti ha tenuto tanto. Torno domani? Siete qua anche domani? Dai. Dai, sì, dai, dov'è la porta USB? Vi faccio vedere ancora sta roba, dopo vi lascio alle robe più interessanti che verranno. Sicuramente più interessanti. Ce la fai, Doriana? Di qua non c'è un USB. Ma di dietro ce n'è, no, è l'unica qua, devo staccarti il mouse, è lo stesso. Non stacca l'internet. E come faccio a staccarti il mouse? Sì, sì, dai, stacca il mouse, stacca il mouse. Intanto copio la cartella sul desktop, però. Girala, se no, che va se no va della madre. Sì, io sì. È che c'è questa cosa qua che devo... Ciccia? No, fammi vedere, dai che... Posso staccarti il tuo Arduino e attaccarlo là? Sì, dai, stacca l'Arduino, la pluriattacchiamo. No, no, ma la pluriattacchiamo. Sì. Vi ho sfiniti, vero? L'hai fatta? No, dov'è che trovo il dispositivo? Non trovo risorse qua. Vediamo, 18 novembre, lo metto qua sul desktop, così se fosse visto. Ok, adesso lo puoi anche staccare, secondo me, perché dovrebbe essere sul desktop. Dov'è il desktop? Devi entrare in Explorer, perché adesso questo come sa con l'immagine... Come in Explorer? In Explorer. Sì, che puoi, perché io non conosco questo Windows. Sì, diciamo che il massimo non so come l'avevo impostata. E lo copio dentro nelle risorse d'altrove, eh? No, no, non mi... faccio qua. Ah, ok, vediamo se c'è. Dove l'ho inserito? Però non capisco perché non scorre. So che c'è questa parte qua, non capisco cosa sia successo. Come faccio ad andare giù? Non lo so. Qua? Eccola qua. Allora vediamo fotoresiste. Noi ti tocchiamo la scienza, perché tra il 16.02 si scuola, quindi andate via, 5 minuti? 5 minuti proprio per poi 5 minuti dobbiamo spero dai. Allora, quella che vi propongo è lo schemino per la fotoresistenza, che è la cosa numero due, diciamo, che faremo. Io ne avevo preparate anche di più difficili, però potete tornare domani. No, volevo dire, se serve, insomma, sono disponibile. Ma ti vengono a trovare in azienda, se vuoi? Sì, insomma, dove vogliono, posso andarli a trovare a scuola, se non vogliono. Allora, quello che trovate di solito in internet è uno schemino favoloso dove si vede benissimo come va attaccata la roba. Questa è l'immagine di Arduino, disegnata anche, questi disegni vengono fatti con Fritz, si chiama, un programmino anche lui gratuito, per cui anche voi potete poi, appena fate uno schema nuovo, vedete che corrisponde, no? Esattamente quella roba lì, c'è persino il LED al posto dove deve stare, no? E poi c'è quella parte di là con i buchetti, quella lì che si chiama breadboard ed è una scheda di prototipazione. Adesso stacco le robe che avevo preparato, come avevo preparato il sensore di umidità e temperatura per farvi vedere come va, e tengo questa cosa qui che è la fotoresistenza.
Diciamo che da Arduino si prelevano, in questo caso qui, si preleva la corrente, perché Arduino ha anche un'uscita di corrente a 5 volt che serve per alimentare i nostri circuiti, e poi si fa entrare questo che è il valore della fotoresistenza, cioè si tratta di un accrocchio, di un aggeggio elettronico sensibile alla luce. Ok? Per cui adesso molto rapidamente, perché voi dovete andare, attacco sta roba e se riesco a farla funzionare sono staccato, sai adesso però. Sì, ma adesso tu lo riattacchi mentre stiamo chiacchierando. Posso staccare la chiavetta? Sì, sì. Hai attaccato a qui? Sì, sì, ma lo attacco, tranquilla. No, questo era qui, questo è il mio. Diciamo che io ho riprodotto quella cosa lì, no? Ho riprodotto questo schema. E dov'è il mio Arduino? Qua. E dov'è la mia cartella di prima? Qua. Vediamo dove sono le risorse. Io mi sto staccando la corrente. No, davvero? Mi stai staccando? Ti sto sabotando. No. Aspetta che arrivo adesso, eh. 2 minuti. Allora, di questo qua c'è lo sketch già pronto naturalmente. Eccola qua. E allora, dov'è? Intanto vedete che questo continua a fare la cosa di prima, cioè fin tanto che quello rimane acceso col programma di prima continua a lampeggiare come prima. Adesso invece gli mando sta roba qua, sperando che se la mangi. Com 12 era? Sta mangiando sta roba. Mi manca il mouse, vuol dire bruttissima roba se mi manca il mouse. No, no, vuol dire che mi sono fulminato il mouse. Abbiamo bruciato il mouse. Cercavo una luminosità abbastanza alta per farlo accendere. Adesso quello che vedete è la lettura della fotoresistenza, la vedete su 33-34, sono i valori di luminosità qui. Adesso appena la copro si alza, funziona così, diciamo che c'è una soglia limite che mi pare sia impostata a 50 e appena vedete che appena la luce... No, l'ho messa bassissima. Appena è a 50 io copro e quello si accende, cioè diciamo c'è una soglia di luminosità che voi probabilmente leggete lì. Appena quel valore supera 50 questo si accende, ecco, appena tolgo la mano quello si spegne di nuovo perché il valore è 19, quindi spento. Poi 290 acceso, eccolo lì, si accende il LED, si spegne. Questo è un interruttore crepuscolare, vorrebbe dire una di quelle cose che accendono la luce quando viene sera, no? Tipo quelle che stanno sui lampioni. È una cosa che con Arduino si fa in un attimo. Per cui riuscite a far accendere o spegnere, a far succedere delle cose in funzione alla luminosità, ecco, insomma. Questa era una cosa semplice che vi mostravo nell'ultimo minuto di spazio. Grazie per la pazienza. Thank you.